analizzare, fare una diagnosi su quella che è lo stato attuale, lo suo stato attuale, su quello che desidera, su quello che vorrebbe, su quello che si può e non si può fare, e fare una prognosi per andare a valutare poi come realizzare questi servizi. Ti faccio un esempio pratico. Ma scusa, ma tu quando tu vai dal medico, ok? Ti porta subito in sala operatoria o prima ti accoglie nel suo studio per comprendere quali sono i tuoi problemi? Come reagiresti se ti portasse immediatamente in sala operatoria? Perlomeno saresti agitato. Ecco, tu stai facendo questo. Prendi la cliente e la butti subito lì a lavateste. Punto primo. Quindi non c'è questa attenzione che le devi. L'ascolto attivo ti consente di comprendere esattamente cosa vuole. Perché? Perché generalmente la porti a lavatesta e poi incominci a rompere i coglioni. Fai questo, fai quello, fai l'altro, ti propongo questo. No! Quello è un metodo fallimentare di vendita. È una vendita da dilettante. La consulenza è vendita. Cominciamo ad andare al punto della situazione. Qua questi servizi vanno venduti. Vanno venduti per fare utili. Ficcatelo in testa. Se non porti la cliente in postazione lavoro e non fai un ascolto attivo, non potrai mai comprendere cosa vuole. Magari entra per una piega. Quante volte dei miei clienti sono entrati per una piega, anche clienti nuovi, e abbiamo fatto spendere 200, 300, 500 euro la prima volta? La prima volta era entrata per una piega. Se i miei clienti li avessero portati direttamente alla lavatesta, avrebbero perso questa fenomenale occasione. Fenomenale occasione. Perché il momento in cui si monetizza è lì. È lì che davvero hai la possibilità di drenare un casino di soldi alla cliente. Esperienza della cliente. Immagina una cliente che entra nel tuo salone con un'idea precisa di ciò che vuole, ma che manifesta anche nervosismo o esitazione. Ascoltando attentamente e riconoscendo queste emozioni potrai consigliarla in modo più efficace e farla sentire a suo agio. Magari questa cliente ha già avuto un'esperienza negativa con le schiariture in passato ed è qui che agisce l'ascolto attivo, perché facendo delle domande aperte, come vedremo, cominciando a essere empatico, potrai metterla a suo agio e consentire a lei di aprirsi, perché in realtà quello che ti racconta sono solo stronzate, perché da te viene a fare la piega e dagli altri va a fare le schiariture. Come mai? Come mai? Capito? Non ti dice la verità. Il 90% delle volte la cliente non ti dice la verità, racconta fandonie, cazzate. Pain point. È qui che deve arrivare. Dopo aver ascoltato attentamente il cliente, il passo successivo è fornire consigli personalizzati. Un buon consiglio si basa sulla comprensione delle esigenze e dei desideri della cliente, ma include anche la tua esperienza e conoscenza delle diverse tecniche di schiaritura. Una volta che la cliente si fida, una volta che la cliente si apre, ti dice quali sono i suoi pain point, i suoi punti dolenti, i suoi bisogni, a quel punto tu puoi proporre. Non puoi partire prima. È come andare in guerra e partire alla belle meglio. Ti scopre, ti vieni devastato. Tu devi combattere, tu devi scendere in battaglia quando sai chi è il tuo nemico, dove si trova. Se no non puoi vincerla quella battaglia. Cioè devi cominciare a capire che uno deve analizzare il mercato, capire cosa vuole la cliente, farle la consulenza, proporre dei servizi per vendere e chiudere. Cioè si tratta di questo. Al di là delle belle madonne che ti raccontano, è questo il punto. E ciò che vale in guerra vale anche nel marketing e nel tuo salone. Desiderio e realtà. Una cliente potrebbe venire al tuo salone desiderando un look biondo platino, ma con capelli sottili e delicati che non potrebbero sopportare un processo di decolorazione intensivo. In questo caso un consiglio personalizzato potrebbe essere quello di optare per un approccio più graduale, utilizzando tecniche come balayage e foilage, che possono ottenere effetti di schiaritura senza i capelli, senza danneggiare i capelli. Occhio, qua l'abbiamo già anticipato. I tre grandi errori da non fare. Portare la cliente direttamente a lavatesta. Questo l'abbiamo già detto, no? No! Perché è all'impostazione lavoro che tu capisci cosa puoi fare.
Ma che cazzo lo porti a lavatesta? Porti a lavatesta, diventa difficilissimo poi. E tu, tanti dei tuoi colleghi dicono: Frank, ma io glieli faccio lo stesso i servizi, ma grazie, perché la confidenza è il rapporto e ti imponi sulla cliente. Bene, ok, hai una reputazione. Prova a fare una consulenza, come vedrai nel corso di questo capitolo. Poi mi dici di quanto aumenti la fiche. Da 70 te la porto a 150 euro. Ok? Te la faccio raddoppiare se mi segui. Secondo grande errore. Proporre servizi a caso. Poniamo che tu faccia sedere la cliente in postazione lavoro e dici: ok, allora io ti farei questo, 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 questo. La cliente ha la faccia di questa ragazza, di questa modella. La fa impazzire, la innervosisci. Stai zitto, ascolta quello che ti ha da dire. Ripeto, ascolto attivo. Devi ascoltare. Ascolta quali sono le sue esigenze. Quando capisci la sua esigenza, proponi, ripeto, quando vedi il nemico che si scopre, è lì che puoi combattere. Vinci, non è detto che vinci, però sai qual è il suo pain point. Se non conosci il pain point, tu spara la cazzo di cane. Il 90 su 100 proponi delle cose che non vuole la cliente. Terzo grande errore, fare i conti in tasca alla cliente. Ecco, questo è un errore che fate tutti, tutti. No, però poverina, fa l'operaia, aveva già fatto la schiaritura, non le ho proposto i prodotti, non ho segnato il prossimo appuntamento, non... Hai fatto una stronzata incredibile. Hai fatto una stronzata incredibile. Mai mettersi, fare i conti in tasca alla cliente. Mai mettersi nella testa del cliente, nel portafoglio della cliente. La cliente i soldi li spende. Ok? Noi non dobbiamo essere aggressivi. La nostra è una vendita consulenziale, poi lo vedremo, ok? Ti anticipo già delle parti. Ma noi abbiamo una procedura di lavoro che va applicata. Fine, sarà poi la cliente a dire sì o no. A volte ti dice sì o no, se ti dice sì bene, se ti dice no, pace. Se ti dice no, inserisci questi dati nel gestionale, prendi appunti e successivamente vai a riproporre queste cose. Ma non puoi partire già dal presupposto di non proporre servizi, non vendere altro alla cliente perché ha già speso tanto, perché non può, perché ha mille problemi. Ma che ne sai tu? Ma che ne sai tu che ci sono delle donne che prendono, magari vanno a Monte Carlo, spendono 1.000 euro in una sera, si fondono 1.500-2.000 euro tutto lo stipendio. Ma sai quante mie amiche lo fanno? Non sto parlando di parrucchiere, ti sto parlando di ragazze, donne. Si divertono. Fai in modo che il tuo salone, le tue schiariture possono consentire alla cliente di avere un'esperienza unica d'acquisto, che i soldi vengano spesi lì. Il nostro obiettivo è quello del drenaggio maggiore di denaro al fine di ottenere un utile, la saturazione della cliente. La cliente deve spendere i soldi da te, non in un altro salone. E lo ottieni con la fiducia della cliente, tutto questo, ok? Perché? Perché una consulenza cliente efficace non si limita a risolvere un problema immediato. È un processo di costruzione di un rapporto di fiducia che può portare a una relazione duratura. I clienti si sentono ascoltati, apprezzati, sono più propensi a tornare a raccomandare il tuo salone. Cioè, quando tu fai un ascolto attivo, ti prendi cura della cliente, a mano che si va avanti, non è un processo immediato, eh. Qua, allora, forse tu adesso stai pensando che arrivi qui, inculi le clienti e in 2 secondi fai i soldi. Allora, hai sbagliato tutto. Sei ancora in tempo per metterti a posto, ok? E ti redarguisco. E ti redarguisco. Noi siamo persone serie, i miei clienti sono persone serie, facciamo un lavoro serio, abbiamo una reale competenza, i servizi sono di qualità, le schiariture sono ottime, non pressiamo la cliente e facciamo il meglio per lei. Ma il problema è che voi prendete a calci in bocca le clienti. Ah sì, dai, vai, che due coglioni. Ma quante volte arrivano delle chiamate e sento dire che palle ste clienti. Ma vi viene voglia di prendervi a ceffoni, ragazzi? Ma vi rendete conto che prendete, insultate le clienti che vi danno i soldi? Insultate le clienti, ah che due coglioni, che palle, ah vieni sempre qui, e cosa credi? E poi andate a raccontare quello che accade in salone, problematiche con altri clienti. Ma parlate di servizi, parlate di prodotti, ma cercate di vendere.
quando uscite, andate dallo psicologo, andate da chi cazzo volete, andate, non lo so, con qualche amico a divertirvi, con vostro marito, chi diavolo volete, e vi sfogate, ma non nel negozio. Cioè, capite che voi non potete avere la fiducia della cliente quando parlate male di altri clienti con loro? Ma vi rendete conto? Voi non potete avere in questo modo la fiducia della cliente. Poi c'è la personalizzazione. In un mercato sempre più affollato, la personalizzazione del servizio sta diventando il vero e proprio santo graal per le imprese di ogni settore, nessuna esclusa. Come consulente marketing per parrucchiere ho avuto modo di vedere da vicino come questa pratica può essere rivoluzionaria, in particolare quando si tratta di schiariture. Ma cosa significa personalizzare? Quindi si tratta di adattarsi alle esigenze specifiche di ogni cliente. Non si tratta solo di fornire una schiaritura, ma di creare un'esperienza in misura per ogni cliente che entra nel tuo salone. Abbiamo detto. Perché è importante, anche questo l'abbiamo già ribadito, immagina di entrare in un negozio di abbigliamento dove le commesse ti conoscono per nome, sanno qual è il tuo stile, ti mostrano immediatamente i capi che potrebbero piacere. Non ti sentiresti coccolato e apprezzato? La stessa logica si applica ai saloni di parrucchiere. Quando i clienti si sentono speciali, non solo torneranno, ma diventeranno anche i tuoi migliori ambasciatori. Vantaggi della consulenza. Come ti vede la cliente? Come esperto? Sei preparatissimo perché sei all'altezza di fare una consulenza. Sicuro perché ne sai. Esclusivo perché gli altri non lo fanno. Empatico perché ti metti nei suoi panni, ti prendi cura di lei. È unico. Vedi i vantaggi della consulenza. Nella pratica, la personalizzazione del servizio non si limita a fare domande di routine ai clienti, implica anche capire le loro attitudini, preferenze, obiettivi a lungo termine. Ad esempio, una cliente che chiede una schiaritura potrebbe desiderare un look completamente diverso tra 6 mesi. Conoscendo queste informazioni potrai fornire consigli proattivi e creare un piano di bellezza a lungo termine. Identità unica. Tutto ciò è un elemento fondamentale per fare la differenza. Implementando tali strategie potrai offrire un servizio che risponde alle specifiche esigenze di ogni cliente, creando un'esperienza unica e indimenticabile. E a lungo termine questo si tradurrà in clienti più felici, più fedeli, più disposti a consigliare a spendere e a spendere. Saranno felici di spendere migliaia di euro, migliaia e migliaia di euro.